Ripartono allora con Panucci, palla dentro, attenzione, svirgolano e c'è il gol della Roma. Clamoroso errore difensivo. Fa ripartire Aquilani, contropiede per la Roma, Aquilani al limite dell'area, Totti, Aquilani è solo, contro Toldo, il tiro, il gol del 2-0. Non c'è niente da dire, complimenti a questa Roma che un po' come nella gara dello scorso campionato ci sta beffando con l'arma della rapidità e della ripartenza e degli inserimenti degli uomini da dietro. Tiene palla viva dentro l'area, uno contro uno con Grosso, il cross, il velo, il tiro, il terzo gol. Ma non si può prendere un gol così. Non sarebbe male fare un gol adesso, eh? No, sarebbe proprio una cosa buona, perché vorrebbe dire andare a riposo in intervallo con il morale leggermente più alto di quanto sia in questo momento. Parte la traiettoria di Figo, palla morbida, colpo di testa, gol! Patrick Vieira! Maicon l'appoggia bene, laterale per Dechi che può andare, mette la freccia al drago, attenzione che va, cerca di andare al cross, palla dentro, Crespo, tiro, arma letale, riapriamola. Parte il cross, palla dentro, attenzione, il colpo di testa di Cambiasso al limite, Crespo, Ibra, il suo tiro, Figo, uno dei migliori, bravo, in campo, palla al limite, Ibra cerca il numero, allora, cade a terra, l'arbitro dal calcio di punizione, Figo parte la rincorsa, il suo pallone, il passo Mabre, Pocherone, Luigi Figo al minuto 4, forza ragazzi, nell'angolino alto, grandissimo, guarda un po' angolato, beh, ha ingannato il portiere, che capolavoro.